Gio. Sceglie il lato destro, servito Goss, su di lui Alvin Young, attenzione Goss, tira con oltre il 50% da tre in stagione. La Wall subito, la sfida contro Williams, si muove molto bene la Wall, forse vuole questa partita. Sì, sicuramente, è, come dicevamo prima, è il ritmo, è un giocatore anche di striscia, quindi dobbiamo cercarlo di nuovamente e questa è la chiave per aprire la difesa. Ora usciranno su Šefčík e possiamo puntare a dar la palla dentro. Buon anticipo di Šefčík che però va a commettere fallo anche. Šefčík, gran assist di Avarà, abbiamo fatto una bellissima azione. Primo giocatore in doppia cifra per Venezia ed è Simon Šefčík, 11 punti per lui. Goss su lui, Zorowski, palla per la Wall, attenzione, giochi a due tra... Molto motivato e sicuramente non lo scopriamo oggi, un giocatore di indubbio talento, si è fatto tra i migliori giocatori l'anno scorso, oggi si sta facendo vedere. Io do, Laurent per Roma, da Tomé. La linea di fondo esce, si fa vedere Taylor, l'alley-oop e la schiacciata per la Wall. A toccare la palla, ma la Wall è andato 20 cm più in su. Taylor può chiudere la partita a Roma con questo attacco. Fa scorrere i secondi Taylor. Gran palla per la Wall, la più bella azione della serata. Due punti. Goss riparte in contropiede per la schiacciata di Lawal che non affonda. Ora perché Brooks è rimasto davvero per tanti secondi immobile nella stessa posizione sul parquet. 5-18 intanto alla fine del primo quarto, ancora ancorati a quel 5-2 con il vantaggio cantonino che dice più 3. Eccolo qui il duello ad alta quota con Gani Lawal. Di Vitucci con il Lakovic in campo alla prima partita. Analizzeremo tutto nell'intervallo oltre ai contributi di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Taylor con la palla per Gani Lawal, questa l'abbiamo già vista più condizionato dalla buona difesa da Tomé. Il duello adesso tra le due ali piccole probabilmente migliore del campionato, 7-0 di parziale come giustamente ci mostra la nostra grafica in questo quarto. Bella palla dentro di Jordan Taylor per Gani. Un passaggio verticale, ancora pick and roll centrale, vediamo se verrà giocato all'alto o basso. Loran per Goss, che voglio rivedere in questa azione perché Brooks è ancora la zona in punta senza mettere giù il pallone per aprire il palleggio. Nessuno di Cantù l'ha ancora fatto, ma si arriva immediatamente al ferro con la stoppata importante in apertura di ultimo periodo per Marcosvili, che riporta un solo possesso adesso la sua che bolletta. Lawal mette giù il pallone, sì, al ferro ci sa arrivare, ma che bella apertura contro un uomo più piccolo di lui. Goss atteso da Radori e dal blocco di Lawal che poi si apre verso il canestro. Questo lob funziona e come? Allora cercheranno anche di fabbrica per loro. In questa stagione primo per schiacciate, 54. Intanto arriva un'altra palla persa da parte di Cantù. Goss guida il pallone nella metà campo avversaria, poi si affida a Taylor. Lawal spalla canestro contro Cousin, semigancio destro, secondo canestro. Guarda Lawal. Taylor, altra palla persa banale da parte di Cantù, contropiede per Roma. Spinge da Tome, appoggia al tabellone, Lawal già se... Quattro partite, ma Cantù ha questa forza di far canestro da tre. Gis legge il backdoor da parte di Goss, che assist per la bimane di Lawal. Well, qui è lui, sempre Pietro Aradori. L'uscita di da Tome che riceve contro Brooks. Taylor, pronto il blocco di Lawal. 9 secondi per chiudere l'azione, ne bastano molti meno a Taylor per alzarsi e sbagliare il tiro. Aradori si fa mangiare il pallone dalle mani, Lawal sbaglia una volta, non la seconda. Esattamente, il palo è stato fantastico. Giz ha appena sbagliato il primo tiro della propria partita, 10 punti per lui con 5 su 6 su azione. Anche la prova del polacco sicuramente notevole. Taylor ubriaca la difesa di Cantù e poi regala l'alley-oop alla Wall. Cantù in difficoltà e Tome in grande vena. La Wall contro Cousin, l'aiuto di Lunen. La Wall inventa lo spazio. Tome e Gani Lawal. Attenzione davvero a tener conto di quei rimbalzi perché il numero di Roma continua a crescere. Già quota 6 da Tome, va dentro per Lawal. Che giocata del capitano della CEA, che non si era nemmeno accorto del quasi recupero del compagno, che poi è diventato un recupero quando Roma è entrata in possesso del pallone. Lawal contro Eze, bellissimo duello, tutto di fisico, che uso
uso del piede perno da parte di Bobby Brown, su di lui va a concedergli il lato sinistro della penetrazione, chiude poi il palleggio, il taglio di Laurent per Laval che gira, ancora una schiacciata questa volta subita da Benjamin, chiuso da Moss, 6 secondi la virata di Taylor che alza la palla per Laval che se la lascia si sfuggire dalle mani, ma anche con un po' di da tripla della partita. Taylor va fino in fondo, cambia mano perché ha visto l'arrivo di Thomas Ress e Malik Hairston per un quintetto tutto straniero, dall'altra parte D'Ercole, Jordan Taylor e Bobby Jones per i piccoli, Laurent e Laval a completare i 5 scelti da Marco Calvani nel secondo periodo. Mi sembra coach zona da parte di Milano, anche se poi ci sono accoppiamenti a uomo nella seconda parte dell'azione difensiva. Italia 1-2 questa sera, lui che insegue Gigi Datome col 91,4% in questa stagione. Momento mentale forse un po' complicato per l'ex Maccabi Tel Aviv dalla lunetta. Non è decisamente ben costruito dopo il time out, è sempre importante. Time out dunque che frutta 3 punti per la squadra di Sergio Scariolo, ancora alzata per Laval, finisce quasi sempre alla zona Bigani, Laval in difesa che adesso lancia subito il tentativo offensivo guidato come sempre da Jordan Taylor in palleggio con la mano destra, su di lui c'è Marques Green, arriva il blocco alto di Laval che adesso torna dentro, è libero, se lo perde Chiocchi, Roma quota 20. Si aspettano questi canestri da lui, quelli per rimettere la propria squadra in confidenza. Parliamo ancora degli assi. Rimessa affidata a Lorenzo D'Ercole, vuole Goss in mano il pallone anche perché mancano adesso 10 secondi per l'attacco di Roma. 8-7, ancora palleggio insistito dell'ex play di Varese, Gentile lo tiene molto bene, Goss deve liberarsi a 2 secondi, secondo ferro a dirgli di no. Gani Laval, questa volta pur senza schiacciare, trova 2 comodi. Il suo semigancio si spegne sul secondo ferro consentendo il rimbalzo alla CEA Roma. L'idea era buona ma i piedi non erano perfettamente ruotati verso il canestro. Taylor dopo il pick and roll con Lolo D'Ercole, continua però lui nel palleggio, la schiaccia adesso per Laval, controllo difficile con la palla che arriva al lungo praticamente in mezzo ai piedi, poi si gira lui invece con la Lietobus, gli è servita, è effettivamente così importante per Milano Radosevic? Allora innanzitutto gli è servita sicuramente perché ha fatto minuti e cose importanti, l'abbiamo visto. A proposito di cose importanti, eccola qua, ma però che consente il rimbalzo a Schiltz, il tentativo di spingere per Phil Goss che si arresta, chiude il palleggio, non scocca il tiro perché c'è il tentativo di penetrazione con alley-oop di Jordan Taylor per Gani Laval che ridà il più 11 all'Emporio Armani Milano, quindi qualvolta in mano la partita sembra non volerla portare definitivamente a casa consentendo a Roma comunque di restare lì, e ancora Gani Laval, ancora in escapo Jordan Taylor, noto con i suoi, vuole più movimento, 10 adesso per chiudere l'attacco di Milano, Langford spezza il raddoppio e perde il pallone, che recupero da terra di Jordan Taylor, Goss va fino in fondo, serve la va per la schiacciata, meno 7 Roma, 6-9.